Vicino al confine con la Francia, circondato da alte montagne, si trova un angolo delle Alpi davvero caratteristico, noto con il nome di Monti della Luna. La bellezza e la fragilità di questi ambienti ha attirato l'attenzione della comunità europea. Per saperne di più, chiediamo lumi ad alcuni tecnici dei parchi delle Alpi Cozie. Una ZSC è una zona speciale di conservazione dove ci sono specie vegetali e animali di particolare pregio e anche habitat legati a questi che vengono tutelati addirittura a livello europeo. Infatti nascono grazie alla direttiva Habitat e sono ricomprese in quella che viene denominata Rete Natura 2000. Allora, ci troviamo appunto in una ZSC, quindi in una zona speciale di conservazione, più precisamente nella ZSC Cima Fournier Lago Nero, che si trova nel territorio di Cesana Torinese, comprende le località di Busson, Sagnalonga e i cosiddetti famosi Monti della Luna. Questa ZSC è peculiare per i suoi ambienti, appunto, di zone caratteristiche di laghi, di torbiere. Troviamo specie rare come la sverzia, il Carex limose. Peculiarità della zona sono anche le specie faunistiche, quindi c'è presenza per esempio di galliforcelli, di camosci, di caprioli, di cervi, tutta fauna che con il passaggio delle motoslitte e non solo, anche l'alta frequentazione degli sciatori può venire disturbata. Quindi occorre un turismo consapevole. Quali comportamenti andrebbero evitati o perlomeno limitati? I comportamenti che andrebbero evitati sono lo scorrazzare con le motoslitte, perché questo crea disturbo e interagisce pesantemente con la fauna. Ciaspolatori e scialpinisti anche potrebbero interagire molto pesantemente con, soprattutto con i galliformi, con la ricerca sempre di percorsi nuovi e la neve vergine, questo può essere un problema. Durante invece il periodo estivo, il pascolamento troppo vicino agli specchi d'acqua va a interagire pesantemente con questo tipo di habitat, e le moto fuoristrada che creano disturbo e potrebbero rovinare anche delle specie vegetali che sono endemiche delle nostre parti. Non sveliamo le pratiche investigative, ma possiamo immaginare che la presenza dei guardiaparco sia la prima cosa che venga messa in atto. La presenza è sicuramente uno dei punti importanti, quindi questa zona viene raggiunta o con gli sci o con le ciaspole o con i ramponi durante l'inverno e a piedi invece durante il periodo estivo. Poi dei sistemi di controllo da remoto permettono comunque di poter monitorare l'area e la fruizione. Il personale di vigilanza dei parchi Alpi Cozie, fra i suoi compiti, ha solamente quello di sorvegliare il territorio? No, la vigilanza si occupa anche di collaborare col settore biodiversità per una serie di monitoraggi, per esempio quelli relativi ai galliformi alpini, i censimenti della fauna di mammiferi, quindi gli ungulati di montagna, e poi i monitoraggi delle specie habitat, tipo le farfalle, che sono in questo momento una delle specie che andiamo a indagare, non durante l'inverno, e anche sull'acqua, sulla qualità dell'acqua e sulle specie botaniche che ci sono nella zona.
La collaborazione tra il settore tecnico, in particolare l'area biodiversità, e il settore vigilanza dell'ente è molto importante, poiché è necessario portare avanti tutta una serie di monitoraggi che vengono richiesti proprio dall'Unione Europea in merito allo stato di conservazione di specie e habitat che sono tutelati all'interno di ogni singola zona speciale di conservazione. La raccolta di dati naturalistici è finalizzata sì a capire a quali cambiamenti stiamo andando incontro in relazione ad esempio ai cambiamenti climatici, ma deve essere innanzitutto anche finalizzata ad una coesistenza sostenibile tra natura e uomo, quindi a rendere sostenibile quella che è l'attività umana in una zona speciale di conservazione. Il Lago Nero in particolare è stato oggetto di una azione all'interno del piano integrato tematico transfrontaliero denominato PITEM Biodivalp, che si è concluso nel 2023, azione che aveva come obiettivo generale quello di individuare una serie di bacini lacustri sul territorio gestito dall'ente che potessero funzionare da sentinelle dei cambiamenti climatici. In particolare, il Lago Nero è stato oggetto di uno studio approfondito di inquadramento, quindi è stata fatta un'analisi batimetrica ed è stata redatta una carta delle profondità. Sono stati fatti dei censimenti faunistici per quanto riguarda la presenza di ittiofauna e di macroinvertebrati bentonici all'interno del lago e sono stati rilevati tutta una serie di parametri chimico-fisici per andare a capire quale fosse il livello di eutrofizzazione del Lago Nero, che risulta tra i laghi gestiti dall'ente quello che risente maggiormente dell'impatto antropico, sia durante l'inverno a causa delle frequentazioni turistiche, sia durante l'estate a causa della sia frequentazione turistica ma anche della presenza di bestiame al pascolo. È stata quindi creata una recinzione mobile che viene messa e tolta dal pastore che gestisce le mandrie su questi pascoli in modo che le mandrie stesse, il bestiame stesso non vada a calpestare la vegetazione molto delicata che si trova sulle rive del lago. L'inverno è una stagione in cui tutto sembra ovattato, calmo, quasi fermo. Per questi ambienti è davvero così? Quali strategie adottano gli abitanti di questi luoghi? I laghi di alta quota sono estremamente importanti per la conservazione della biodiversità, soprattutto in ambienti che possono avere delle condizioni climatiche estreme, quindi un'elevata insolazione estiva e temperature molto basse d'inverno. Sono particolarmente importanti per la conservazione dell'entomofauna, soprattutto nel periodo invernale, perché ci sono molte specie di insetti che hanno gli stadi giovanili, che sono acquatici, quindi svernano nell'acqua che rimane liquida al di sotto dello strato ghiacciato e riescono così a passare l'inverno e emergere poi come insetti adulti alati nel momento in cui le temperature si fanno più miti. Una curiosità è capire perché si chiamano Monti della Luna. Caratteristico è il nome Monti della Luna, che è stato dato perché questi paesaggi ricordano l'aspetto lunare. Quando frequentate questi ambienti molto belli ma estremamente delicati, tenete in considerazione che soprattutto nel periodo invernale sembra che non ci sia vita. In realtà ci sono moltissime specie vegetali e animali che hanno bisogno del vostro rispetto per continuare a sopravvivere e a superare le condizioni estreme invernali. Contiamo sul vostro comportamento responsabile. Buona visita!